Invece, quindi il 21 di febbraio, sono stati riportati i primi casi di positività alla mattina che erano stati identificati in Lombardia. E in Veneto, invece, abbiamo avuto i primi due casi il pomeriggio dello stesso giorno, quindi i primi due test positivi sono stati il 21 febbraio pomeriggio, e poi in tarda serata c'è stato il primo decesso, quindi uno di questi due pazienti che era stato diagnosticato come positivo al coronavirus è deceduto durante il trasporto dall'ospedale periferico in cui era ricoverato all'ospedale invece centrale di Padova. E cosa è successo da quel momento in avanti? Di tutto, ovviamente, è difficile sintetizzarlo in poco tempo. Sicuramente è stata avviata una macchina di proporzioni veramente notevoli, sia dal punto di vista della diagnostica di laboratorio e sia dal punto di vista della tracciabilità e del tracciamento sociale dei contatti delle persone che risultassero essere positive. Ecco, dottore, mi scusi, ci racconta bene il meccanismo, come dire, istituzionale organizzativo, cioè in quelle ore che cosa si è messo in moto in modo che voi avete potuto e dovuto allestire un sistema di analisi, di controllo, di validazione, eccetera, eccetera. Cioè in quelle 10-12 ore dalla prima morte al giorno dopo, che cosa è successo nel rapporto università-ospedale-amministrazione? Beh, allora va detto innanzitutto che fin dall'inizio di febbraio il nostro laboratorio ospedaliero universitario di diagnostica microbiologica stava già effettuando test diagnostici per la ricerca del Covid, del SARS-CoV-2, anche se ovviamente fino a quel momento nessun campione era ancora risultato essere positivo. Quindi c'era già un impianto, diciamo, dal punto di vista diagnostico che era operativo. Cosa è successo in quel momento? È successo che, dati i primi due casi di positività, si è messa in moto una macchina che ha coinvolto ovviamente, il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, che è andato a ricercare attivamente nel territorio tutte le persone che potessero essere entrate in contatto con uno dei due, casi poi, trovati a essere positivi.